Ciao a tutti, benvenuti in Visionaire, questo luogo di incontro di imprenditori visionari. Oggi parleremo con un ospite d'eccezione, Anita Daros, di un suo progetto, si chiama Stage Air, che guarda caso è molto simile al nome Visionaire, infatti mi piace molto questo accostamento. E si parlerà di quanto è importante conoscere se stessi tramite un viaggio. Adesso capirete perché. Perché lei ha inventato, ha fondato praticamente questa società che aiuta i ragazzi ad andare in viaggio a fare degli stage all'estero. Adesso iniziamo a scoprire un pochino tutto. Intanto mi presento per chi non mi conosce, sono Enrico Caporale, titolare di MC2Web, un'agenzia di marketing, e tutti i giorni aiuto imprenditori e imprese a comunicare con successo grazie al digital marketing. Questo ha fatto sì che conoscessi un pochino voi, professionisti, imprenditori che vogliono emergere, vogliono comunicare con successo, ma soprattutto vogliono far parte di qualcosa che vada a migliorare, perché spesso e volentieri siete proprio voi, come noi, che vi mettete, alzate le maniche, sudore. E via si parte, si crea qualcosa di nuovo, di innovativo per poter migliorare il mondo che viviamo. Diamo il benvenuto ad Anita. Ciao Anita, benvenuta in Ciao Visionaire. Enrico, grazie Ciao, mille, grazie piacere mille. averti qua con noi. Piacere E con oggi mio. inizi questa tua strada assieme a me in Visionaire per poter creare, diciamo, connessioni di successo tramite imprenditori visionari. Grazie per Assolutamente. esserci e grazie per far parte del nostro gruppo. Ci mancherebbe, Anita, grazie ho fatto a voi. un'introduzione per spiegare un pochino quello che è l'argomento, il fatto di andare a scoprire quello che è il talento di ognuno, che è poi di per sé proprio quello che aiuta noi imprenditori, perché noi imprenditori fortunatamente diciamo siamo tra i quali lavorano su se stessi perché sappiamo che per migliorare poi quello che ci sta intorno, siamo prima di tutto noi a dover migliorare. Raccontaci un po' più di te, da dove parte, diciamo, questo tuo progetto e da lì andiamo avanti, così lo facciamo un po' conoscere e argomentiamo insieme. Certo, volentieri. Allora, il mio progetto parte principalmente da esperienze personali, come di solito molti progetti di imprenditori partono. Per cui io, quando ero più piccola, insomma a 19 anni, mi sono trasferita a vivere all'estero, quindi ho vissuto 7 anni in Inghilterra, dove ho completato tutto il mio percorso universitario. Quindi ho fatto la triennale e il master al King's College a Londra. Ho vissuto anche per un po' di tempo in America, in Spagna e poi anche a Singapore. Quindi ho fatto diverse esperienze perché quando ero più piccola chiaramente ho scelto un percorso, il mio percorso di studi è stato Relazioni Internazionali e Politica con la triennale, poi ho fatto un master in, si chiama un MPA, praticamente Master in Public Administration. E io volevo lavorare sicuramente in agenzie comunque governative, cioè il mio lavoro ideale era quello di lavorare insomma per il governo inglese. Quindi per questo motivo ho iniziato a fare varie esperienze di stage. Quindi il primo stage che ho fatto è stato al Parlamento inglese. Dopodiché, quando sono andata appunto in America a fare un semestre di studi a San Francisco, ho lavorato per una ONG. Che appunto lavorava nell'ambito ambientale e poi sono rientrata in Italia quando avevo finito appunto il master e l'università e ho lavorato un anno e mezzo gestendo i fondi pensioni della NATO. Quindi ho fatto diverse esperienze e poi mi sono accorta però che queste esperienze sono state super utili per capire dove volevo andare e la mia passione mi ha portato verso il supportare altri studenti che volevano fare questo tipo di esperienze, perché fare questo tipo di esperienze, quindi fare degli internship e soprattutto vivere all'estero è fondamentale per la crescita personale, ma anche per la crescita professionale. Fare delle esperienze all'estero mi ha aperto tantissime porte per poi cercare di capire effettivamente qual era la mia passione, che cosa mi piaceva fare. L'80% del tempo della nostra vita lo passiamo al lavoro e io certo non volevo sprecarlo a fare qualcosa che non mi piaceva.
Per me questo è Brava. fondamentale ed è fondamentale per tutti i ragazzi con cui lavoro. Per cui ho pensato, bene, come posso fare per dare una mano e quindi per portare al servizio degli studenti, dei ragazzi magari un po' più piccoli di me, quindi portare al loro servizio le mie esperienze personali. Quindi ho aperto all'inizio Kiva International, ci ho lavorato con circa 4 anni, quindi ho costruito un network internazionale, principalmente basato appunto con magari connessioni con scuole di lingue, o comunque supportavo anche i ragazzi che volevano andare a studiare all'università, ho aiutato circa 70 ragazzi e ho gestito oltre 300 progetti di alternanza scuola-lavoro all'estero. Mi sono accorta, parlando con i miei clienti, soprattutto con i genitori, ma anche con i ragazzi, di quanto queste esperienze fossero utili ai ragazzi per fare delle scelte consapevoli poi per il proprio futuro. Quindi invece di fare una scelta basata sul nulla, facevano invece delle scelte basate su qualcosa che avevano vissuto. E come il cibo, la propria vita professionale va testata sul campo. Io sono di questa opinione. Quindi se tu provi, sai cosa ti piace. Se non provi, non puoi saperlo, perché così dal nulla è Giusto. un po' difficile. Quindi ho pensato come Giusto. posso fare per automatizzare sempre di più quello che stavo già facendo manualmente, quindi per aiutare sempre più ragazzi ad andare a fare delle esperienze all'estero. E quindi ho creato Stagiaire, che è una sorta di booking.com, Airbnb, insomma, mi piace definirla un pochino, È degli un punto di stage. incontro. Un punto d'incontro, un marketplace. Quindi c'è questa piattaforma totalmente gratuita per i ragazzi, chiaramente, che si possono iscrivere e possono mettersi in contatto con dei partner che noi abbiamo in giro per il mondo. Al momento abbiamo a disposizione 17 paesi in tutto il mondo in cui fare gli internship. Noi mettiamo in contatto i ragazzi con questi nostri partner, che sono ovviamente degli esperti del settore e del paese in cui i ragazzi vogliono fare uno stage, quindi capiscono e conoscono e hanno il contatto con tantissime aziende del posto, del luogo. Chiaramente cerchiamo di lavorare con quelli che sono i desideri dei ragazzi principalmente, e quindi i ragazzi possono scegliere la destinazione, il settore e soprattutto le date per fare questo internship. Questo è quindi l'internship è personalizzato a tutti gli effetti. Questo l'abbiamo fatto perché crediamo che sia importante dare l'opportunità a tutti di poter partire, non solo magari a chi, che ne so, ha del tempo a disposizione o comunque ha un certo tipo di budget, eccetera, eccetera. Quindi noi mettiamo in contatto con questi partner e organizziamo anche tutta la mobilità internazionale. Quindi organizziamo il vitto, l'alloggio, i servizi, eccetera, eccetera. L'80% tra l'altro dei nostri internship sono retribuiti, quindi i ragazzi è vero che hanno un costo comunque per trasferirsi in quel paese, che comunque è un costo che c'è per forza, perché se vuoi fare un'esperienza lì devi andare, chiaramente. Ma oltretutto noi riusciamo a chiaramente fare un match molto 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 importante di quelli che sono gli obiettivi del ragazzo con la migliore azienda che può dargli un'opportunità professionale anche per il futuro, oltre lo stage. Questa è un Eh sì, po' bella, bella l'idea che idea. sta Infatti, dietro Stagiaire. quando me ne hai parlato, ho detto no, assolutamente dobbiamo comunicarla, dobbiamo farla conoscere. Perché è un'idea bella, ma soprattutto un'idea che va a migliorare la vita delle persone. Sì, Perché tantissimo, è c'è un proprio impatto quello che sociale. manca, l'impatto sociale è fortissimo, perché se riusciamo a far capire ai ragazzi, che sono comunque all'inizio, le prime esperienze, chi sono e il perché gli piacciono certe cose, in automatico loro Esatto. faranno delle scelte di vita che andranno in quella direzione, perciò nella direzione di se stessi. E se loro Assolutamente. riusciranno a valutare così bene ed fossero così consapevoli delle scelte che fanno, in automatico attorno a loro riusciranno a dare tanto di più alle persone che hanno vicino, perché sono persone D'accordo. contente e consapevoli di ciò che fanno. E Sì, la questo è consapevolezza è tutto. esattamente, sì, È assolutamente sì. fondamentale, perché quando tu ti conosci, sai che cosa vuoi, sai che cosa non vuoi, riesci a capire dove sono anche le tue. Si parla sempre di soft skills, no? Ultimamente. Però come fai a capire le tue soft skills se non le metti in pratica? È solo
cercando di praticare le cose, quindi il learn by doing funziona tantissimo. Poi all'estero gli employers, cioè il senso di costruire stagiaire è stato anche perché mi sono resa conto che in Italia purtroppo non siamo così employable, tra virgolette, come all'estero, nel senso che alle superiori di solito non si fanno tante esperienze, a parte l'alternanza che però viene gestita anche un pochino male, sinceramente, perché insomma ho letto che solo il 20% degli studenti che fa alternanza scuola-lavoro è contento della propria esperienza. Invece l'idea nostra è quella di fare un'esperienza veramente molto, molto, molto professionalizzante, molto interessante, e con tutti i miei ragazzi che sono andati all'estero sono stati contentissimi perché hanno un tutor esterno, hanno un tutor interno all'azienda, hanno il tutor scolastico e più c'ero anch'io che li chiamavo settimanalmente per sapere che cosa stavano facendo. Poi ci sono dei controlli, noi facciamo anche dei test di lingua settimanali per vedere come anche, no, l'avanzamento della lingua che il ragazzo sta testando fondamentalmente. In loco. Quindi l'idea è quella di cercare di aiutare i ragazzi appunto ad essere più employable e quindi ad essere anche a livello dei propri coetanei esteri ad avere lo stesso livello. Quindi non dire solo che okay, io ho studiato, perché quello più o meno male lo fanno tutti, ma io ho studiato, però ho fatto anche delle esperienze estere che mi hanno migliorato come persona, mi hanno fatto capire tante cose, mi hanno aperto la mente verso anche culture diverse, so anche come fare business in un altro paese, questo è fondamentale, i ragazzi non O sanno. addirittura so come innovare magari un business all'interno del mio Esattamente, paese, perché ho visto fuori che esattamente. funziona. Perché ho visto fuori, esatto, perché porti qualcosa di nuovo, dici guarda, scusa, io sono stato in America o io sono stato in Asia fanno così, e quando poi lo riporti indietro hai un bagaglio culturale, un bagaglio che le aziende pagano tantissimo, chiaramente, perché sai fare business. Io ad esempio sono stata assunta quando gestivo i fondi pensione della NATO in Italia, non tanto perché sapessi qualcosa di finanza, perché non avevo studiato finanza, quanto perché sapevo fare business e quindi sì, non solo, a parte l'inglese ovviamente che era di un certo livello perché avendo studiato in Inghilterra ovviamente il livello era pari al madrelingua, insomma un C1, ecco, ma soprattutto sapevo relazionarmi con businessmen inglesi e loro avevano bisogno di ampliare il loro portfolio clienti con gli inglesi, quindi ogni volta che c'era un meeting mi portavano a quel meeting e io riuscivo a capire o sapevo come relazionarmi con questi inglesi, perché gli inglesi si relazionano in un meeting in maniera molto diversa da come si relazionano in italiano. O ad esempio adesso che io Cambiare mi trovo in cultura. Spagna, io so che in Spagna, ad esempio, di un'ora di meeting con una persona spagnola, probabilmente 45 minuti parleremo della sua famiglia, perché tu cominci a costruire una fiducia, un certo tipo di fiducia, e poi 15 minuti si parlerà di business. Ma quei 45 minuti non sono tempo buttato, sono tutto il tempo che ti serve per fare business veramente, seriamente con quella persona. Questo lo A impari livello solo di sul campo. marketing, quella parte lì si chiama il tempo, quello è il tempo zero. Ecco. Perché è proprio il momento in cui crei la fiducia. Crei la Esatto. fiducia perché in base a tue esperienze di vita, in base a chi sei, in base a qual è il tuo perché, in base a quali sono le tue idee, riesco a agganciare dei sentimenti, delle emozioni che sono nella nostra parte limbica del cervello. Che diversamente con una persona diversa magari non avrei. E allora cosa succede? Tutto ciò che dirai dopo viene accolto in maniera molto più empatica e molto più È chiaro? fiduciosa, per quello che è molto Sì. importante. Sì. Perché secondo me ci dimentichiamo, diciamo, perché le start-up o perché le aziende, ma le aziende, le start-up sono fatte di persone, quindi, cioè voglio dire, anche quando tu fai un colloquio di lavoro, devi piacere alla persona, devi risultare umile, però anche allo stesso tempo professionale, allo stesso tempo comunque competente alla persona che è di fronte. Quindi se alla fine quello che l'altro, l'employer cerca è semplicemente una persona che non crea problemi, sappia lavorare in gruppo e sia una persona che risolve le Trovi le questioni piuttosto di soluzioni. crearne, trovi le soluzioni. Quindi quando tu hai trovato una persona così, in grado di cercare sempre la soluzione e in grado di crescere e di aumentare anche la propria conoscenza, cioè hai trovato l'employee perfetto. E questo è quello che noi vogliamo insegnare ai ragazzi. Sì.
Infatti, guarda, secondo me voi lo fate in questo livello, in questo modo, perché c'è un perché molto forte sotto. Perché fondamentalmente questo è il servizio che avreste voluto voi quando Sì. voi siete quelli in quel momento. Sì, Perché è sì, lì sì. che nasce il perché di un'impresa, del perché voglio aiutare gli altri. Perché il vero cliente sei tu stessa. E diventa Concordo. lì la Sì. forza e si vede, si sente in quello che dici che dietro ad ogni rapporto che hai con un ragazzo che mandi a fare uno stage all'estero, c'è tutta quella passione che ci metteresti tu stessa per te stessa, cioè verso di te. Ma più E che altro questo perché è io perché vedo, funzionano le cose. sì, cioè, è l'impatto che ha uno stage o un'esperienza all'estero su una persona qualsiasi, è pazzesco. Io ho visto persone, ti faccio un esempio giusto per farti capire, sono venuti da me un paio di genitori, tempo fa, un paio di anni fa circa, di una ragazza e mi dicono, guarda, lei non ha, è un paio di, cioè 6 mesi circa, un paio di mesi, insomma 6 mesi, che ha finito la scuola, non sa cosa fare, sta sul divano tutto il giorno, non è motivata, non ha la più pallida idea di cosa vuole fare nella sua vita, studia un po' questo, un po' quello, però non ha le idee chiare e siamo un po' disperati perché insomma ci dispiace vederla così. Allora io ho detto, guarda, secondo me semplicemente va motivata e va detto a questa ragazza, cercato di capire insieme a lei che cosa le piace, quali sono le sue skills e di quelle skills cercare di tirare fuori un qualcosa che poi possa essere tramutato in una professione, perché fondamentalmente con i ragazzi giovani così sanno fare un sacco di cose, ma non se ne rendono conto, è solo quello. Cioè, è il fatto che magari alla televisione sentono, cioè i giovani non trovano lavoro, non servono a niente, insomma. Non, il nostro, in particolare il nostro governo italiano, non è che aiuta molto e sostiene molto i giovani da questo punto di vista, non gli fa crescere, non gli fa sentire che possono mangiarsi il mondo intero, è questo di cui hanno bisogno i giovani. Sì, è Quindi vero. con questa ragazza abbiamo fatto un percorso, abbiamo detto bene, cosa vuoi fare? E le ho detto, io voglio andare in Inghilterra per migliorare l'inglese. Perfetto, ti fai un corso di inglese, ha fatto un corso di inglese di un mese, poi ha fatto un paio di mesi di internship. Che l'ha comunque gli ha fatto scattare qualcosa, gli ha fatto scattare assolutamente qualcosa. Si è trasferita a Londra da sola, si è iscritta ad un altro corso di inglese e ha trovato tra l'altro lavoro nel frattempo. E poi abbiamo fatto il percorso insieme di criminologia. Lei studia criminologia alla Northampton University adesso. Quindi, da questa ragazza timida che non sapeva cosa fare, abbiamo adesso una ragazza che studia criminologia in Inghilterra da sola e va avanti con la sua vita e si sta creando un network pazzesco e una strada ben precisa. Quindi l'unica Sì, cosa, perché ha basta accompagnare i scoperto ragazzi. quella timidezza, magari era solo una maschera della non conoscenza di se stessa, Corretto, fondamentalmente. corretto. E quando vai all'estero conosci tantissimo te stesso perché sei da solo. Devi affrontare, sei obbligato ad affrontare. Assolutamente, Ed è lì che fai quei assolutamente. È passi in tosto, più eh? che Non tutti, normalmente invece possono magari non fai. farlo. Sì. Sì, non è semplice, non è semplice. Ho visto anche ragazzi tornare indietro, non ti dico che no. Cioè, ho visto ragazzi che magari non ce l'hanno fatta, non è che non ce l'hanno fatta, magari diciamo che hanno preferito, Magari hanno non erano nel scelto, momento giusto. o non erano nel momento giusto, oppure semplicemente magari l'estero non fa per loro, ci sta, non è che tutti debbano per forza andare all'estero. Io sono l'esempio di chi va all'estero, sta all'estero tanti anni, prende ciò che di buono c'è all'estero e poi viene perché magari vorrebbe migliorare anche il suo di paese. Perché io adoro l'Italia, è il paese più bello del mondo e te ne accorgi quando vai all'estero. E ti piacerebbe tantissimo poter rientrare, ma se tu hai un certo tipo di competenze, rientri che sei un candidato forte e le aziende lo riconoscono. Ed è per questo che bisogna andare all'estero, per capire cosa c'è di diverso, cosa c'è di positivo, cosa c'è di negativo, e poi poter riportare a casa tutto questo bagaglio culturale che ti porti dietro. Sì, che tanto il concetto è poter tornare per migliorare. Assolutamente, assolutamente. E se L'unico, tutti l'unica questi motivazione ragazzi per lo tornare per quello. facessero, sì, anche perché gli stage, diciamo che noi lavoriamo con stage appunto anche con i ragazzi di 16 anni, quindi anche stage da 3 settimane solo. Quindi fanno un'esperienza breve che però comunque ti apre tante porte, ti apre, ti, ti, con,
Cioè, immagina che vuoi studiare marketing, ma non hai la più pallida idea a 16 anni di che cosa sia studiare marketing. Magari se hai sentito dire Magari l'hai qualcosa, sentito, esatto. esatto, però nella tua testa è qualcosa di ben confuso. Io ti metto in un'azienda, ti fai 3-4 settimane di marketing, veramente, magari social media, vedi com'è una campagna Facebook, eccetera. Se questo non ti piace per 3 settimane, perché dici, guarda, no, ma è proprio questa cosa, cioè, bellissima esperienza, però non fa per me, magari Vero, mi eviti di piace fare stare una davanti al scelta. computer tutto il giorno. Esatto, magari scegli qualcos'altro. E questo scegliere qualcos'altro ti fa risparmiare tantissimo tempo e denaro nel cercare di capirlo studiando, che poi studiando è una cosa diversa, perché una cosa è studiarlo, l'altra è metterlo in pratica. Sì. E viverlo poi, non è E solo metterlo in pratica, è viverlo, proprio viverlo, vivere quel tipo di esatto. lavoro in una struttura dedicata magari proprio a fare quella cosa. E non è Quindi magari è. provare, fare la prova e provare magari a farlo a casa, proprio Esatto, vivere quella vita. Sì, lì che impari, esattamente, capisci. esattamente. Anche perché mi sono reso conto che anche uno dei problemi degli imprenditori di oggi, soprattutto italiani, è proprio la poca consapevolezza di quello che gli piace fare. Ma io dico, se tu fai l'imprenditore, è perché vuoi creare qualcosa che non c'è, perché se no non ti alzi la mattina alle 6, tutte le mattine, vai a dormire alle 2 di notte, solo perché vuoi fare la stessa identica vita che fa comunque un dipendente, no? Se no eviti di fare tutto il lavoro aggiuntivo, perché tanto la tua idea, la tua creazione non è niente di più rispetto a quello che esiste già. Se invece tu fai l'imprenditore, lo fai perché almeno inizialmente, io sono dell'idea che tutti lo facciamo per questo, almeno inizialmente c'è una vision, infatti guarda, entriamo perfettamente nell'argomento, una vision che vuoi perseguire, che vuoi raggiungere, perché se no non partiresti, non avresti la forza di partire a dire ok, alzo le maniche e parto. Dopo 1, 2, 3 anni di fatiche, lasci perdere. Perché dici chi me lo fa fare, non voglio fare questa vita qua. Se invece la tua passione è talmente forte che ti fa persistere, ti fa alzarti sempre prima, formarti, modificarti, aprirti ad altri mondi, ad altri concetti, ad altri meccanismi mentali, è lì che diventi veramente un imprenditore di successo. Ma perché diciamo, secondo me, quel limite di soglia, quello che ti fa aprire la porta, è di per sé nella conoscenza di se stessi. E arrivi ad un punto dove o impari chi sei e capisci qual è il tuo talento, capisci come puoi aiutare gli altri e inizi a comprendere qual è il tuo perché, qual è la tua motivazione di vita, cioè perché tu esisti, perché la mia motivazione è aiutare gli imprenditori a raggiungere successo perché se gli serve un mentore a fianco che l'aiuti a scegliere, che conosca tutta la parte del digital marketing. E questa è la mia motivazione. Perché secondo me le persone, tutti hanno un talento da utilizzare, tutti hanno un talento da far emergere, ma pochi lo fanno. E per me è un grosso peccato. Lato tuo, tu fai la stessa cosa con i ragazzi, fondamentalmente, che secondo me sono gli imprenditori di domani. Perciò poi sono quelli che poi creano il futuro. Io lo faccio un po' più sul presente per creare quel futuro che magari serve a quei ragazzi che tornano. Correttamente. Perciò Comunque, è sì, quello che cerco anche io. l'idea e la mia parola chiave è sperimentare. La sperimentazione. Quindi andare e toccare con mano e vivere la tua vita, quindi non quella degli altri. Quindi è giusto condividere, è giusto sentire le esperienze degli altri, è bellissimo tutto quanto, anche i consigli, però poi sperimenta, perché ognuno Devi dentro di buttarti noi è dentro. diverso, quindi devi viverlo tu in prima persona, perché se lo vivi per sentito dire non è la stessa cosa. Quindi Sì. Poi è alleni quell'apertura sperimentare. mentale, fondamentalmente, Assolutamente sì, assolutamente sì. che è quella che E comunque ti fa prima parlavamo aprire. di viaggi, no? Mi dicevi Sì. dei viaggi. Allora, sulla questione dei viaggi, in realtà noi ci siamo ispirati al Grand Tour.
Il Grand Tour praticamente del 1700 è stata un'idea, insomma, è un movimento, tra virgolette, in cui i giovani rampolli inglesi fondamentalmente facevano istruzioni in viaggio, in pratica. Quindi viaggiavano soprattutto nel continente, quindi soprattutto in Italia, per conoscere l'arte, la cultura, le antichità degli altri paesi. E mentre viaggiavano, ovviamente, cercavano sì di scoprire, insomma, di fare dei viaggi culturali, eccetera, ma soprattutto imparavano. E questa è l'idea, portare gli internship all'estero servono proprio come lo spirito uguale, identico del Grand Tour, quindi istruzione in viaggio e soprattutto per sperimentare, per capire chi sei, per guardare dentro di te, per fare un viaggio con te stesso e per poi riportare a casa quello che hai imparato fondamentalmente e avere delle consapevolezze Sì, in più. molto bello. Sì, molto bello il concetto del Grand Tour perché c'erano già arrivati, diciamo, Esattamente. a quella cosa. Ovviamente non era una cosa per tutti, però intanto vuol dire che se loro che potevano lo facevano, vuol dire che c'era tanto da poter apprendere, se no chi gliel'avrebbe fatto fare? No, no, Dopo non avere assolutamente. tutto Poi in dal Gran. casa, Esattamente. Il guarda. Grand Tour, comunque, dal Grand Tour nasce il turismo odierno. Quindi il turismo è un qualcosa che nasce da questa idea. E io lo voglio riportare ancora meglio in chiave proprio di istruzione, perché secondo me, comunque, l'internship è l'anticamera del lavoro. C'è bisogno degli internship, sono una cosa che valgono moltissimo perché chiaramente l'azienda ha l'opportunità di conoscere lo stagista che comunque ha un sacco di idee nuove, un sacco, cioè è fresco di scuola, ha voglia di mangiarsi il mondo e dall'altra parte c'è lo studente che ha bisogno di apprendere dall'azienda e capire il mondo del lavoro e quindi è un ottimo connubio per far incontrare appunto il talento con le opportunità. Sì. Infatti io lo dico sempre, guarda, quasi tutti i giorni ormai con i vari imprenditori che vedo giornalmente, il fatto del vedere altri settori per poter poi creare innovazione perché porti da un settore un qualcosa che Assolutamente. funziona in un altro che magari non ha mai utilizzato una tecnica, un modo, un pensiero, un'idea, una mentalità. E diventa la vera innovazione poi quella, lo spostamento da settore a settore, una cosa che non si era mai fatta magari in un punto, la porti in un altro e diventa veramente una differenza che fa poi vincere la concorrenza. Questa stessa cosa succede quando vai all'estero. Quando vai all'estero e vedi, annusi, assapori, vivi un mondo totalmente diverso. Hai delle percezioni totalmente diverse. A me capita spesso, capitava quando potevo viaggiare. Capitava spesso, poi quando tornavo, io tornavo con almeno due, tre idee totalmente nuove, innovative, che adesso ce le ho tutte scritte e pian piano, pian piano, pian piano. O le metto in pratica sulla mia agenzia, con la mia agenzia, come progetto interno, oppure poi le metto in pratica con i clienti. Perché ovviamente non è che le tengo per me, non serve a niente tenermele. Do la possibilità a chiunque, ovviamente chi mi sceglie, a poter creare questa innovazione, riuscire a creare qualcosa di nuovo. Perciò sì, Assolutamente. assolutamente, il fatto del viaggio è una leva pazzesca per poter migliorarsi e poter conoscere ciò che ti sta intorno e ciò che ti sta dentro, anche i gusti, i Assolutamente. costumi. Magari scopri che sei nato nel posto sbagliato, Esatto, magari ti perché conosci una innamori di cultura un altro diversa. paese. Esatto. No, ma soprattutto poi la cosa importante del viaggiare è anche il fatto, cioè ci sono tante persone che magari non sono mai state fuori dall'Europa, magari in Italia, vivono in Italia, però non sono mai state nemmeno in Europa. Quindi il fatto anche di poter fare uno stage che comunque ti dà una retribuzione è un modo ottimo per trasferirsi in un paese in cui magari non avresti avuto l'opportunità di andare, proprio perché grazie allo stage retribuito hai l'opportunità anche di farti comunque un viaggio. Quindi magari Poi di pensi al viverlo. Giappone, esatto, di viverlo. Quindi il Giappone, ad esempio, che è un paese abbastanza caro, diciamo, per essere in Asia. L'Asia
non è un paese, non sono paesi esattamente carissimi, cioè nel senso la Cina, la Thailandia, l'Indonesia, il Myanmar, la Cambogia, il Vietnam, non sono paesi che costano così tanto, anzi, insomma, costano meno. Quindi quando si viaggia anche con non un budget troppo grosso. Però il Giappone, ad esempio, è invece un paese abbastanza, insomma, abbastanza costoso. Per cui pensare di fare un internship in Giappone è un modo per dire, caspita, posso andare lì, fare un internship o un lavoro e ho anche del tempo, perché poi dedico ovviamente del tempo a questo internship, può essere un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, per viaggiare. Quindi è un'ottima maniera trasferirsi e cercarsi un lavoro in loco per poi poter viaggiare in quel paese. Quindi in realtà c'è anche quest'altra chiave di lettura, Sì, insomma, di fare un assolutamente. internship e retribuito in un altro paese. Sì, è un'esperienza assolutamente che diversamente è difficile da pensare il fatto di trasferirsi e magari star lì mesi. Perché Esattamente. diversamente come fai? O puoi dedicare del tempo, però non vivrai mai la vera vita del posto se non vai lì e non vai a lavorarci. Ah, assolutamente. Esatto, lì hai proprio l'opportunità di vivere con i locali, di mangiare quello che mangiano loro, di fare quello che fanno loro, di scoprire com'è la vita tutti i giorni. Io, grazie ad un Erasmus per giovani imprenditori, sono andata 6, 3 mesi a Singapore l'anno scorso. È stato pazzesco. Mi sono innamorata di quella città. Bellissimo. Non pensavo, non pensavo. È veramente un giardino incantato con una città nel mezzo. La gente, cioè, non so, anche il modo di lavorare è molto tranquillo perché le persone vanno con tranquillità. Non è una classica metropoli tipo New York, Londra, dove le persone vanno di fretta, vanno tutti quanti con calma. C'è sempre bel tempo. Si lavora, è pieno di, vabbè, un centro finanziario alla fine, il centro nevralgico finanziario di tutta l'Asia. È pazzesca la città, è tenuta benissimo, pulitissimo, organizzatissima. Ci sono moltissime culture che convivono perché alla fine Singapore è metà indonesiana, no, malesiana. Metà di malesi, insomma, una buona fetta di persone che sono dalla Cina, quindi cinesi, e poi ci sono gli indiani, quindi queste sono un po' le 3 comunità più grosse, Malesia, Cina e India, e convivono tutti quanti proprio tranquillamente, quindi c'è la zona cinese con tutti i templi cinesi, poi c'è la zona thailandese, no, malesiana, scusate, malesiana, e poi c'è tutta la parte indiana, però è bellissima questa cosa perché coesistono e poi è piena di americani, perché appunto ci sono le grosse banche, il centro finanziario, persone da tutto il mondo, e bellissima, bellissima esperienza, non L'evoluzione di una pensavo. città classica. Infatti offriamo anche stagi a Singapore noi, che consiglio perché è pazzesca. Un pochino cara, però. Amen. Amen. Tanto uno va lì e lavora, perciò guadagna qualcosa. Esatto, Alla vai fine lì e lo vivi lo lavora, stesso. esatto. Sì. Ma Però è tutta posso farti una un'altra domanda? vita. Sì? Ovviamente per tua esperienza personale, dei vari viaggi, ma soprattutto per quello che hai vissuto tramite i ragazzi che hanno fatto i vari stage nel territorio comunque mondiale, cosa hai visto come, cioè hai notato tanta differenza nella cultura italiana con le culture estere? O ci sono delle variabili, diciamo, molto, molto minori rispetto proprio alle culture? No, ci sono molte differenze, dipende poi dove, chiaramente. Io ho viaggiato abbastanza, nel senso che comunque i viaggi sono la mia passione, quindi ogni anno vado via un mese e mezzo, zaino in spalla da qualche parte, quindi io sono stata in Brasile, come in India, come in Indonesia, insomma, non so, come si chiama, in Costa Rica, in America, quindi ho visto paesi diversi e poi ho anche vissuto appunto in paesi diversi. La differenza è molta, sì, le culture sono molto differenti e chiaramente anche proprio il modo di fare business. Ci sono, tra l'altro, consiglio ai ragazzi di guardarsi un pochino quelli che sono business etiquette, si chiamano. Praticamente sono appunto delle modalità di,
comportamento, tra virgolette, di come ci si comporta nell'ambito del business. Ad esempio, in Cina o in Giappone non ci si può toccare il naso mentre si fa una, mentre un, cioè durante una conversazione, perché è visto come un segnale di, insomma, disrispetto, e quindi poi non faranno più business con te. In Inghilterra, ad esempio, invece il modo di fare business è molto scherzoso. Non so se avete, se qualcuno magari del pubblico anche ha mai visto PMQs, Prime Minister Question Times, quindi quando c'è il primo ministro che parla con, in Parlamento, in Camera dei Comuni. Loro sono abituati a fare moltissimi scherzi, cioè a fare moltissime battute praticamente. Cioè è tutta una battuta continua. In Italia invece siamo molto più formali, diciamo. Bellissimo, voglio andare lì a lavorare. Sì, sono molto Stupendo. scherzosi gli inglesi in realtà, una cosa che non sembra, però in realtà sono molto 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 scherzosi, piace molto fare battute, un continuo di battute, e quindi se tu non entri un po' in quel giro lì, stona un pochino, Sì, ecco. ci rimani quasi un po' al di fuori. Esatto, oppure vabbè, questa della carta, la business card in Cina, la devi prendere ovviamente anche in Giappone con due mani, devi appoggiarla davanti a te perché è un segno di rispetto. Insomma, ci sono tante piccole cose che vanno apprese, imparate insomma, nei vari paesi, poi si apprendono tranquillamente, insomma, quando sei lì. Quindi sì, ci sono tantissime differenze. E come mentalità imprenditoriale, secondo te, in quale cultura risiede la miglior mentalità imprenditoriale? In Che poi di India. per sé è anche una questione di cultura. In In India. India? Sì, Come sì, mai? sì. Gli indiani sono pazzeschi. Quasi tutti gli indiani, anche in Cina in realtà, hanno una grossa mentalità imprenditoriale, supportata anche chiaramente dal governo negli ultimi anni. Però gli indiani, cioè quasi tutti loro proprio nascono, sono dei businessmen, sono pazzeschi. Loro sanno venderti qualsiasi cosa, sono veramente, non hanno peli sulla lingua, non hanno problemi anche a tirarti insomma, per il braccio se devono venderti qualcosa. Quindi, cioè, gli indiani sono pazzeschi, abbiamo tantissimo da imparare, secondo me, dagli indiani sulle vendite. Sono veramente Ma molto, c'è molto, molto qualcosa di bravi. legato alla ricerca del giudizio, secondo te, che vincola, diciamo, l'italiano medio nel fare ciò che veramente vuole? Giudizio nel senso delle altre persone? Cioè, il Secondo me fatto più che il del non posso giudizio. fare una certa cosa, se no poi mi giudicano male, mi vedono come quello che magari si vende o quello che fa una cosa che gli altri non vogliono. Il pensiero sempre verso gli altri piuttosto che verso se stessi. Sì, sicuramente la nostra cultura ci porta molto ad essere, insomma, persone che guardano molto a cosa pensano gli altri, la società, come ci giudica la società. Questo è un grosso limite, un Sì, un grossissimo pochino limite. sì, un pochino sì, un pochino sì. Poi tra l'altro in Italia c'è un po' questa cosa che se tu raggiungi il successo sei irraggiungibile. Cioè quando tu hai successo sei irraggiungibile agli altri perché ti poni nella scala più alta. In America, ad esempio, in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, questa cosa non è così forte, non è così sentita. Io, tra virgolette, vedevo, cioè, i parlamentari uscivano dal Parlamento, andavano a prendere la metro, voglio dire, cioè, ma tranquillamente, anche col badge, avevano un badge qui, che tu Addirittura vedi sì. se sono della Camera dei Lord o della Camera dei Deputati, perché chi ha le striscette verdi è Camera dei Lord, chi ha le striscette rosse è Camera, scusate, il contrario, Camera dei Deputati verde, Camera dei Lord rosso. E tranquillamente, anche quando io ero in Inghilterra, c'era David Cameron come Premio Ministro e lui girava tranquillo per città, cioè non era una cosa. Sì, Oltre a comunque c'era una Boris questione di Johnson, io l'ho incontrato in metro. cultura. Sì, e no, è proprio loro non hanno questa cosa di dire: ah, sono arrivato ad un certo punto per cui sono irraggiungibile, nessuno può parlare con me perché sono una celebrity, tra virgolette. E in Italia purtroppo c'è ancora questa cosa, no? Per cui Sì, diciamo che a forse quella, anche volte quel si fa tipo di mentalità difficoltà. ti dà la possibilità di vedere più facile la possibilità di arrivare a quel livello lì, cosa che Ma invece magari soprattutto noi secondo ricchi lo me. vediamo come un qualcosa di distante.
Sì, e poi c'è un altro problema che è la cooperation. Giusto oggi stavo appunto partecipando a un bellissimo gruppo su Clubhouse che è formato principalmente da VC investors americani ma anche inglesi, è un mix. E loro sono tutto per la cooperation. È bellissimo come questa gente che guadagna tipo six zero figures, quindi tipo cifre a 6 zeri, 7 zeri, cioè veramente tantissimi soldi, sono conosciutissimi, famosissimi, eccetera, eccetera. Eppure aprono la chat, fanno partecipare dal ragazzo che vende borse al ragazzo con la startup, fanno partecipare, tu fai il tuo pitch di un tot di minuti e loro ti danno consigli indipendentemente. Ti dicono: guarda, io ti posso aiutare mettendoti in contatto con questa persona, oppure ti posso aiutare dandoti il contatto di quest'altra persona. Oppure se cerchi un venture capital, questa è la persona giusta con cui parlare. Mandami pure un messaggio su Instagram e io ti rispondo. Cioè, caspita, in Italia questo è un po' più difficile farlo purtroppo, perché appunto se io, cioè, cercassi di contattare certi tipi di figure, sicuramente non mi risponderebbero, mi risponderebbe magari la segretaria dicendo che non sono interessati, eccetera. Però così si perde il contatto tra le persone, che indipendentemente che tu sia arrivato in alto o meno, tu non sai chi hai dall'altra parte, non sai quando nella vita potrai rincontrare quella persona, perché magari io adesso non sono nessuno, ma magari fra 10 anni sono più in alto di te, e cosa facciamo? Allora io non ti parlo più? Cioè, Ma questo è infatti non senso, sbagliato. E totalmente anche tra le sbagliato. aziende c'è questa cosa per cui se io lavoro nel tuo stesso settore, sono un tuo competitor, quindi con te non parlo. Ma perché? Ma alla fine, cioè, se siamo sul mercato è perché vogliamo. Parlavamo di questo scorso visionario. Ah, Proprio di questo. ok, ecco. Sì, Cioè, parlavamo di questo proprio perché? scorso visionario. Perché c'è sempre questo concetto del devo arrivare prima di te, del Sì, oppure mi giudizio, perché coltivo il poi la mio gente mi giudica. orticello. Sì, ho capito, ma mi giudica in che senso? Nel senso, se alla fine io sto introducendo nel mercato un prodotto o un servizio che può fare il bene delle persone, se il bene lo facciamo in due e comunque c'è un ricavato per entrambi, qual è Ah il sì, senso di ah sì, ah farsi sì, se sei in due sei competizione? prima, il concetto è quello. Tra l'altro, esatto, tra l'altro, cioè no, invece in Italia c'è un po' questo concetto da volte di coltivare il proprio orticello, di non fare cooperation, invece io sono molto aperta Però alle poi non si è lenti. collaborazioni. Sì, siamo lenti per questo, esatto, perché andiamo uno alla volta invece di andare tutti insieme. Questo è un peccato. È un peccato perché siamo tra l'altro un paese di menti geniali, perché la Esatto, storia lo siamo, insegna, gli secondo me italiani siamo sono il, geniali penso e che più tra i creativi. geni l'80% del mondo siano italiani. Sì, tra l'altro. Perché siamo abituati a dover affrontare e pensare con delle variabili totalmente diverse rispetto comunque No, all'estero, siamo alla super zona dell'estero. creativi, eh? Siamo super creativi, cioè lo abbiamo sempre dimostrato, eppure i più creativi poi prendono sempre, comunque vanno sempre all'estero dove vengono effettivamente valorizzati, purtroppo. Esatto. Io spero, Diciamo comunque che le la cose un grande po' differenza stanno sta lì. Sì. cambiando. Ma infatti Purtroppo da sì. quest'idea nasce l'evoluzione di visionaire, imprenditori visionari, questo gruppo di imprenditori che stiamo creando, e da oggi anche tu, di persone con questo mindset, questo pensiero di voler collaborare tra di noi per poter creare, non tanto per noi, quanto per tutto il contorno, per il territorio, per chi lavora per noi, chi lavora con noi. Assolutamente. Per invertire un pochino questa tendenza, il fatto di far squadra insieme, di conoscerci bene, perché partiamo tutti dal proprio perché, cioè già è un livello diverso di conoscenza, di avere questa mentalità comunque aperta, imprenditoriale, veramente imprenditoriale, perché secondo me una mentalità imprenditoriale è l'apertura. Se no, Assolutamente. che imprenditore sei? Sei un professionista. Se sai far bene il proprio mestiere, basta. L'imprenditore è quello che fa il passo indietro e ha la visione, ha l'apertura, ha questa possibilità di vedere in maniera più ampia le cose. E se hai questa mentalità qui, come fai a non dare e accettare l'aiuto del prossimo? Ma anche perché prima di ricevere devi dare, secondo me. Questa è la Sicuramente. cosa Ma principale. Più il tu fatto che dai e riceve più non dovresti ricevi. neanche pensare, Tra l'altro, arriva da esatto. solo, arriva da solo. È Perché se tu vero, dai, ci saranno altre persone come te che danno.
E chi danno danno a Sì, te. assolutamente, esatto, perché vedono il potenziale o vedono comunque che anche tu hai messo del tuo. E Esatto. questo è fondamentale per i ragazzi, per capirlo. E per capirlo, facendo un'esperienza all'estero, lo capisci prima, vieni contaminato da questo tipo di ideologia e quindi anche quando poi vai in un mondo del lavoro, che può essere italiano o estero, lo porti con te. E questo è Esatto. fondamentale. Infatti Assolutamente. ti faccio i complimenti perché l'idea è molto buona, la visione è molto buona, perché secondo me cambierà veramente la mentalità di questi ragazzi che utilizzeranno il servizio di Sage Air, e diventa veramente un qualcosa che va ulteriormente a creare innovazione, ulteriormente a creare comunque benessere nella testa delle persone. Perché loro stessi poi creeranno altre cose su questa linea d'onda. Perché noi alla fine chi siamo? Siamo solo quella goccia che cade nel mare, che però se goccia dopo goccia inizia a cambiare un pochino l'andamento, il flusso. Dobbiamo farlo. L'idea è questa, Assolutamente. pensarlo e basta non serve a niente. Bisogna, come dici tu, giustamente prendere e buttarsi e provare, Assolutamente. testare. È l'unico. Ti È faccio veramente i l'unico. complimenti perché hai fatto e Grazie. stai facendo un ottimo lavoro, stai dando un ottimo esempio, perché poi di per sé noi siamo imprenditori, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ispirare. Tu stai ispirando, perciò brava. Speriamo di poter aiutare i più ragazzi possibili a Esatto. capire se stessi, a fare delle belle esperienze. Adesso, tra l'altro, poi abbiamo vinto anche una scholarship, andiamo in Silicon Valley, te l'avevo raccontato, e speriamo che questa esperienza, adesso speriamo con il Covid di poter andare a giugno, e l'idea è quella appunto di questa scholarship, mi dà l'opportunità di lavorare con Mind the Bridge, che è la startup school italiana in Silicon, dove ci sono un sacco di investitori, un sacco di persone che comunque hanno fatto anche round di investimenti molto importanti. E niente, poi andremo a lavorare 5 mesi con le aziende della Silicon Valley, quindi speriamo di poter aprire per i ragazzi anche italiani, magari internship in Silicon Valley. Questa sarebbe un po' Sì. l'idea, poter aprire un po' il mondo che viene visto americano, un po' così difficile da penetrare, Facebook, Airbnb, Instagram, eccetera, eccetera, stanno tutte in Silicon Valley comunque. Eh sì. E Quando quindi con questa tornano il posto di esperienza. lavoro c'è in MCD Web. Molto Giusto? bene, molto Top, bene. pronto. Perché se hanno Perfetto, questa mentalità perfetto. qui, sicuramente possono dare veramente tanto aiuto agli altri. Cioè, per la Vedi, è base è quello il questa. fatto. È quello il fatto. È che anche gli imprenditori, cioè io vedo che proprio gli imprenditori stanno cambiando idea, cioè vedono quanto anche sia importante per una persona che assumono fare questo tipo di esperienza. Per cui è anche Io quello e ti quando faccio i dà una carta in colloqui più. chiedo palesemente qual è la loro passione, non chiedo cosa Vedi. sai fare. Il cosa sai fare non è importante quanto quella passione, perché se tu sei appassionato e hai un perché forte, tutto ciò che E lo fai farai tutti i sarà in giorni. quella direzione e tutti i giorni imparerai Esatto. qualcosa. Perciò Esatto. darei E non ti molto di sé. costerà niente farlo perché ti piace. No, Cioè io tutte le sarai mattine mi sveglio, io contento. adoro fare il mio lavoro perché Sì. chiaramente costruisco, creo, sono comunque una persona creativa che mi piace stare con le persone e dare una mano e tirare fuori quello di ciò che di bello c'è dentro queste persone, fargli solo rendere conto che c'è tanto. E quindi, cioè, non mi stancherò mai di farlo perché è una passione. Se invece tu hai scelto un lavoro perché qualcuno o la società o qualcosa ti ha detto che devi fare quel lavoro, lo fai per quanto tempo? Finché ti stufi e ti stufi sempre di più, sempre di più, sempre di più, e poi ad un certo punto crolli. E invece se lo fai per passione, si dice, no? Se lavori per passione non lavorerai mai un giorno nella tua vita. È Lavorerò mai, vero! esatto, è vero, è così. È vero, Sì, anche io è così. ne sono ben consapevole di questa cosa. Guarda, ti dico ancora una cosa, te l'ho già, diciamo, intradetto per telefono, te lo dico anche qua davanti a tutti. Io sto creando quello che faccio poi di per sé tutti i giorni con i miei clienti, un metodo per andare a sviluppare il perché imprenditoriale, il perché personale di ogni imprenditore. E questa è una cosa su cui baso la maggior parte del mio lavoro, perché poi è da lì che parte lo schema differenziante, che parte comunque
grande benessere che quell'imprenditore può dare al mondo, alla sua nicchia di mercato, ed è quello che lo fa emergere, è quello che lo fa funzionare. Mettendo in atto poi tutte le strategie di marketing che i ragazzi di MC2 Web, la mia agenzia, siamo in grado di fare. Ma fondamentalmente partiamo dal riuscire a tirar fuori quel talento, quella voglia di emergere, quella passione dagli imprenditori. 30, 40, 50, 60 anni. Ok? E questo funziona per tutti. Quello che voglio proporti è: perché non mettiamo in pratica anche per i ragazzi? Cioè, poter dare a loro una grande opportunità di potersi conoscere nello stesso momento in cui vanno poi all'estero e applicano quello che hanno imparato da se stessi, poi lo mettono in pratica all'estero dove imparano ancora di più. Cioè la curva di apprendimento diventa veramente schizza alle stelle. Che ne dici? Sarebbe ottimo e sì, sai già la mia risposta che è sì, volentieri, perché so che i ragazzi avranno un beneficio pazzesco da questa cosa e quindi super volentieri, assolutamente. Se possiamo dargli una mano ancora di più, Molto volentieri. volentieri. Io sono ben contento Assolutamente. perché vedo che il tuo progetto è. Ovviamente siamo molto in linea perché facciamo le stesse cose con solo due target diversi, ma gli stessi ragazzi che vedi tu tra 20 anni sono gli stessi imprenditori che vedo io oggi. Cioè, alla Esattamente, fine quindi sono se le stesse esatto. persone. Prima si inizia meglio, Capisci? perché le persone Sì. perdono meno tempo nel capire cosa vogliono fare, cosa gli Sì. Ma piace, perché io me lo quindi. sono sempre chiesto, avrei sempre voluto anch'io riuscire ad aiutare i ragazzi nella scelta dello studio, della carriera, della scelta di vita. Perché poi magari te ne rendi conto a 30 anni, 40 anni, 50 anni che il tempo è passato. Se Sì. riesci a saperlo prima, vivi totalmente un'altra vita e non È ti per quello blocchi. che sì, è per quello che io lavoro con i ragazzi di 16 anni, perché già 16 anni tante volte sento anche i genitori, ma solo 16 anni, non sa cosa vuole fare. E invece dovrebbe saperlo, dovrebbe conoscere se stesso, Invece si dovrebbe fare potrebbe un riuscire ad percorso di un arrivare. certo tipo. E purtroppo la scuola da questo punto di vista c'è un po' un problema perché non insegna, non ti insegna, ti insegna tante cose belle, bellissime, che ti serviranno sicuramente utili, perché la scuola è utile assolutamente, io cioè, adoro il mondo dell'education, chiaramente, però non ti insegna la cosa più importante che è conoscere te stesso, capire chi sei, fare un viaggio all'interno di te stesso, capire tante cose Eh e sì, e maturare. quello dovrebbe essere la base. E quella è la base su cui il Esatto, progetto c'è la parte, nasce. esatto, c'è la, c'è parte, una parte mancante molto molto forte, effettivamente. E allora a quel punto lì ci mettiamo all'opera e lo facciamo. Così iniziamo a mettere in Assolutamente. pratica. Dai, molto Volentieri. volentieri, sono contento. Guarda, Anita, ti ringrazio per il tempo dedicato. Ti ringrazio Grazie a te. per quello che stai facendo, perché non lo stai facendo a me, ma lo stai facendo di conseguenza a tutti, perché grazie comunque con un'idea così che poi si creano veramente delle cose veramente pazzesche, bellissime. E benvenuta in squadra, perché adesso fai parte di Imprenditori Visionari anche tu. E Grazie, grazie. da qui partiremo con un progetto insieme, che sia questo qua, verso StageAir, di creare questo metodo da poter far emergere i ragazzi e da questa parte qua andare a sviluppare questa community di imprenditori visionari per poter emanare ancora di più tutti questi progetti per migliorare poi il mondo. Assolutamente. Volentieri e super contenta di farne parte. Grazie. Grazie a tutti, a chi ci ha seguito e a chi ci seguirà anche sul canale YouTube. Vi invito solo, se avete seguito fino adesso, a mettere un like, condividere e mettere, diciamo, cliccare la campanellina per ricevere i prossimi aggiornamenti, i prossimi Visionaire. E alla prossima. Ciao a Grazie. tutti.